Benvenuti in un nuovo video e benvenuti dopo tanti anni con un video unboxing interamente proteico fit di un'altra azienda. Allora, ho acquistato per la prima volta, ormai sono 3 anni quasi, quest'anno ne saranno 4, che sono in questo mondo fit. Non fit, ed è la prima volta che acquisto su Foodspring e forse la seconda volta che apro il sito di Foodspring per vedere i prodotti. Ho voluto, io ovviamente non è un video in collaborazione perché ho sborsato di tasca mia come sempre. Allora, ho voluto iniziare da Foodspring proprio perché è stato un marchio che nel corso degli anni mi avete chiesto di recensire tante tante di quelle volte, ma ovviamente non ho mai avuto l'occasione, vabbè, non vi ho mai recensito questo marchio. Ma oggi sono qui e sono molto felice di vedere in prima persona io con mano i prodotti, perché una cosa vederli comunque dal video, dal sito, è una cosa comunque toccarli con mano e farvi ovviamente la mia recensione. Ma prima di iniziare, voglio sapere da voi acquistate solitamente da Foodspring, come vi trovate? Quali sono i vostri prodotti che solitamente riacquistate? E voglio anche sapere se volete recensioni di altri marchi e specialmente di quali prodotti, perché a volte ci sta, avete un sito, però non vi fidate, non sapete, e quindi dite vabbè, mo chiediamo a Giulia, lei sicuramente ci fa il video recensione, perché da oggi, nei prossimi mesi, sarà così. Quindi ho qui davanti a me il pacco, pesa 4,7 kg. Mia sorella si sta emozionando! Quindi aspettatevi tante 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 recensioni, però ci tenevo a dirvi una cosa. Io ho fatto l'ordine e quando ho confermato l'ordine, che ho pagato e tutto, mi è arrivata, cioè tipo mi è uscita una schermata che diceva che se tramite un link che mi hanno fornito, con un ordine di 40 euro, ovviamente vale solo per il primo ordine, un di 40 euro poi verrà detratto direttamente nel carrello dal carrello 15 euro e quindi è buono perché considerate che è più di un 10% di sconto, quindi io vi lascio il link che se volete fare un ordine risparmiate 15 euro, che è tanto, non è poco. Un po' come Degustabox, Esatto. che possono farlo anche loro. Sì, quindi potete farlo anche voi perché dal momento in cui voi acquistate anche a voi vi rilasceranno questo link da dare ad amici o parenti. Secondo me conviene. Come si presenta il pack? Così. Vai con la clip. Così. Carta, carta. Marò! Carta, carta, carta. Allora, io vedo per prima cosa le creme, quindi inizio proprio da loro. Allora, ovviamente ho preso il peanut butter, che sarebbe il burro d'arachidi. Ovviamente ci saranno le recensioni e ho preso il set delle creme, 3 se non erro, sui che intorno ai 15 euro, però non ho trovato, quando io ho fatto l'ordine, quella al caramello, che so che è la crema di Foodspring più decantata, però non l'ho trovata, non c'era, quindi poi la proveremo. Maronami, che emozione, maronami. Formabile di siero di latte dolce e nocciola, quindi suppongo che sia metà cioccolato bianco e metà nocciola, è un duo. O è cocco? No, non è cocco. Poi nocciola. E poi cocco. Sarò sincera come sempre nelle recensioni, quindi non vedo l'ora di recensire tutti i prodottini. Protein cream cocco. Andiamo avanti. Ho preso due preparati. Ho preso il preparato per la pizza, che non è che mi spaventa tanto, ma tantissimo. Ho un po' paura, però lo proveremo insieme. Eccolo qui, protein pizza, sempre tutto proteico. E poi ho preso il preparato per i pancakes proteico. Vedremo. Mi piacciono i barattoli. A mio avviso sono molto più comodi rispetto alla busta tradizionale.
poi ho preso il preparato, ho preso un po' di preparati perché poi vi devo fare un bel video, ovviamente, preparato per muffin gusto mirtillo. È un prodotto? No. Ok. Eccolo qui. Da quanto sono? Allora, i preparati sono da 200... Allora, questi qui sono da 500 grammi. Invece... Questi qua sono da 500 grammi, invece questi qua sono da 2,50. Andiamo avanti. Ho preso la famosissima pasta di Foodspring, sponsorizzata ovunque in ogni stories, e quindi devo prendere anche io la protein pasta, quindi la pasta proteica. Ovviamente adesso vi faccio vedere i prodotti, ma poi mi soffermerò nei video dedicati. Poi ho preso, questo è stato veramente un must have per mesi, mesi e mesi, il protein brownie. Ovunque, raga, lo vedevo ovunque. Infatti dopo aver fatto l'ordine su TikTok mi usciva sempre lo stesso video della crema al caramello, che ovviamente ormai già avevo fatto l'ordine e non c'era, però vabbè, la prenderò. Eccola qui, preparato protein brownie, sempre da 2,50. Sono troppo curiosa di provare questi preparati. E poi guardate qui cosa c'era anche. Aspettate, questi sono gli stampini per i muffin. Non vi tocco ovviamente perché... Eccoli qua. Che bella però questa cosa, che comunque oltre ad acquistare il preparato pensano anche darti il pirottino. E questa cosa non so... Carta da forno. Ah, è giusto, è la carta da forno. Sì, c'era scritto. Sapete che io con l'inglese. Per la pizza. Poi ho preso anche loro, super decantati, i cookies. Protein cookies, questo mi ispira tantissimo. Cioccolato bianco e mandorla. Poi ho preso questo qui, vabbè, il classico protein cookie cioccolato. Secondo me molte di voi saranno felicissime di questa cosa, io lo so, già mi aspetto tutti i vostri messaggi su Instagram, su YouTube, già lo so. E poi ho preso le barrette, ovviamente voglio provare anche quelle di standard, quindi le prime barrette che uscirono, quelle là normali, però fatemi sapere ovviamente se vi può interessare la mia recensione. Per il momento io ho preso queste qui, ma ne mancava una. Qual era? Mamma mia, guardate qua che rilievo. Adoro. Ho preso la Protein Bar Extra Chocolate Crunchy Peanut, quindi cioccolato con i pezzi di arachidi. Eccola qui, sono da 65 grammi, ovviamente sempre una barretta proteica. Poi ho preso il gusto, sono belle, vedo belle consistenti. Allora, extra chocolate soft caramello, quindi con all'interno il caramello. Questa, madonna mia, mi ispira tanto, anche se sapete che la mandorla e la mandorla non andiamo tanto a braccetto nei prodotti, però questa mi ispira tanto, cioccolato bianco e mandorla. Suppongo che ci sia pure un po' di caramello all'interno. Vabbè. La proveremo, non vedo l'ora di provarle. E gusto doppio cioccolato. Se non sbaglio mancava proprio cocco, ma sapete, non mi ricordo. Ecco qui. Questo è stato il mio unboxing di Foodspring. Fatemi sapere, ovviamente voglio sapere anche le vostre recensioni. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi assicuro che da febbraio, quindi da inizio marzo, ne vedrete delle belle. Ci saranno tanti, 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 tanti video, unboxing, recensioni, veramente tanti video. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!